rispetto, correttezza, fair play vuol dire gioca corretto, vivi corretto, rispetta gli altri, cerca di capirli, mettiti nella loro posizione prima di giudicare, condividi con loro, spendi un po' di tempo per loro. Quando vedo gli altri che veramente hanno avuto le esperienze definitive nella vita o tra la vita o al di là, che speriamo ci sia un'altra vita, ma chi lo sa, quindi campioni veri di vita, essere sullo stesso palco ovviamente che mi fa orgoglioso e ecco, cercherò di essere domani meglio di quel che sono oggi. Oggi è stata una giornata veramente all'insegna del fair play e sono stato svegliato dal controllo antidoping a sorpresa, quindi è una giornata iniziata nel segno del fair play. Credevo fosse uno scherzo all'inizio, invece no, il controllo fuori gara, ho detto guardi, piuttosto fuori carriera, però facciamolo il controllo, anzi assolutamente bene che ci siano. Però sì, c'è stata sta sorpresa stamani e poi comunque qua si chiude in questa bellissima cornice di Castiglio Fiorentino. Mite un po' forte, io tendo sempre mi piace volare basso. Ho avuto l'opportunità di conoscere dei veri e propri miti qui come premiazioni, quindi quello mi fa piacere, addirittura essere messo accanto a loro, non so se è troppo, però vi ringrazio ancora sì, per la considerazione. Spero di essere un modello positivo, al di là di essere semplicemente un modello, ecco, di mandare anche il giusto messaggio, che poi lo sport alla fine è uno strumento e come tutti gli strumenti bisogna vedere anche come viene utilizzato. Io l'ho utilizzato per avere una borsa di studio, per laurearmi, di fatto per aprire delle opportunità, ecco, spero che venga vissuto da altri giovani in questo modo. Vietato di non ce la faccio, che è il mio motto, perché voglio far capire che i ragazzi devono imparare tanto e anche tanta volontà e devono anche studiare, perché la scuola, prima si va a scuola perché è molto importante studiare e devono farcela ovviamente, perché loro devono imparare tanta volontà. E mi emoziono tantissimo quando vedo delle persone qui davanti, mi emoziono tantissimo perché mi viene proprio il cuore che mi batte a mille e mi emoziono proprio dentro di me, dentro me stessa. Sono orgoglioso di essere italiana e mi piace stare con i miei amici e mia famiglia. Ecco. Credo che sia stata un'edizione diversa dal solito, vuoi per alcune caratteristiche anche tecniche si sono volute e create in questa condizione, ma soprattutto perché da questa edizione, più di molte altre, senza dare minore importanza alle altre, ogni premiato ha portato qualche cosa di molto molto importante per quello che è l'etica e il fair play e delle esperienze veramente straordinarie. Questo premio, perché il premio va in evoluzione grazie a questi personaggi che vivono queste serate di emozione, queste serate in cui si incontrano e queste serate di cui parlano, però sono tutte con un unico modo, quello del fair play, del rispetto della realtà, al di là dei grandi risultati che ognuno di loro ha conseguito nel campo, perché questa sera insomma avevamo alcuni personaggi che dal punto di vista direi sportivo sono al top in assoluto di tutti i tempi. Tutti gli sport molto diversi uno dall'altro, automobilismo, ciclismo, sci, atletica, sport estremi, calcio, questa sera che ci ha dato esempio di valore veramente particolare, è stato declinato in un modo originale anche il calcio questa sera. Io ringrazio tutti perché è stata una serata veramente ricca di significato,